Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Sono Pietro VRN. Oggi si riportano nuovamente i bestioni Made in USA con un nuovo capitolo delle mie avventure qui su American Truck Simulator. Oggi, ragazzi, mi trovo qui nello stato dell'Oregon e precisamente nel mio garage qui a Bend. Tocca fare una consegna che mi porterà fino a cosplay. Per l'occasione, ragazzi, ho scaricato questa mod che mi è piaciuta fin da quando l'ho visionata. È un Edison L500. Questo, ragazzi, è un modello un po' particolare perché è un ibrido diesel ed elettrico, uno di quei camion ecologici sviluppati, diciamo, nel 2022, ma avremo modo di parlarne durante il viaggio di oggi. Chiaramente mi metto a bordo, accendo il motore, regolo il navigatore, ok, tutto a posto, perfetto, via. Tolgo il freno di stazionamento e via. Tocca fare chiaramente una consegna e quindi sto andando a prendere chiaramente il carico di oggi. Perfetto. E nel frattempo facciamo due chiacchiere, ragazzi. Quindi oggi si torna nuovamente su American Truck. Avevo voglia di riprendere nuovamente la serie dedicata ai camion americani. E questo è un bellissimo esemplare di Edison serie L 500, anche se per la verità, ragazzi, la mod permette ovviamente anche di configurarlo nella sua versione ancora più performante, la serie L750. Cambia chiaramente il numero degli assi, perché questo è un 8x, è uno 6x 6x4, mentre il L750 è un 8x6. Ecco ragazzi, l'unica cosa è la configurazione, un po' la forma di questo veicolo. Bisogna un po' prenderci la mano perché ha una forma del cabinato un po' particolare. Ok, via. Andiamo a prendere il carico, in consegna il carico, che nello specifico oggi è un bel carico di legname che, ripeto, dovrò trasferire da Bend a Coos Bay. Quindi accettiamo il lavoro e mettiamoci in marcia. Ecco, il remorque è lì. Ok. Ok,
Ho scelto, ragazzi, il carico di legname per una ragione che poi vi spiegherò durante il viaggio, che rappresenta proprio la natura stessa dei veicoli che sto utilizzando. Ok, perfetto. Sto mettendo, ragazzi, anche lo specchietto retrovisore perché, a differenza di altre volte, come potete vedere, è quasi impossibile regolarsi con la visuale esterna proprio per la forma particolare di questo camion. Andiamo a vedere, facciamo anche un bello screenshot, perfetto, e mettiamoci in viaggio, ragazzi. Allora, ragazzi, di questo camion in questi giorni sono uscite due o tre versioni che si differenziano sostanzialmente, dello stesso autore ovviamente, che si differenziano sostanzialmente per diciamo evoluzione, con qualche particolare in più. L'unica cosa che ho notato in alcune versioni anche un po' più aggiornate era che avevano un problema al GPS, al navigatore, quindi ho scelto una versione meno recente, meno aggiornata, diciamo, in alcuni particolari, ma che avesse il navigatore funzionante, almeno quello. In ogni caso, piccole cose, ragazzi. E allora volevo dirvi che chiaramente ho scelto di prendere un carico di legname per la ragione molto semplice. In poche parole, ragazzi, questi camion sono nati ufficialmente intorno al 2021, la Edison Truck. Un'azienda canadese che ha deciso chiaramente di occuparsi di veicoli ecologici, quindi ibridi ed elettrici, ma che avessero comunque delle buone performance per occuparsi per l'appunto di consegna merci, ma anche di ambito legname, quindi trasporto tronchi e legname in generale. Quindi ecco perché mi è venuta in mente la scelta di fare un carico di legname. Ok, perfetto, via.
Ok. Ragazzi, non è semplice ambientarsi all'interno di questo cabinato, però devo dire che tutto sommato il Molder ha fatto un ottimo lavoro nel riprodurre proprio gli interni e soprattutto gli esterni di questo camion, di questa moto. Ora, ragazzi, volevo anche spiegarvi un'altra cosa. Ho scelto volutamente di rappresentare questo camion con il cofano, come potete vedere, con il cofano chiuso, ma in realtà la mod permette varie configurazioni proprio del cofano motore, nel senso che può essere anche scelta la configurazione aperta per poter vedere praticamente l'interno del motore, quindi un qualcosa che non vedo quasi mai su questi veicoli, quindi una chicca molto interessante, ragazzi. Un camion che raggiunge facilmente, ragazzi, i 130 km orari anche nella realtà, chiaramente. Mi sono chiaramente documentato di questa serie. Preferito la L500, la serie L500 per praticità. E non potevo ovviamente fare un trasporto di legname se non in uno stato in cui il trasporto tronchi e il trasporto legname è molto significativo, cioè nello stato proprio dell'Oregon, con una grande presenza di foreste, segherie, eccetera, eccetera.
Prendiamo qui al semaforo, nel frattempo facciamo un'altra bella inquadratura. Ho scelto anche di cambiare paraurti, ci sono vari modelli, quindi è una molde, ragazzi, che permette di configurare come di consueto e far esprimere ovviamente la fantasia dei vari fanatici del tuning, come giusto che sia. Come di consueto, ragazzi, per poter visionare meglio gli specchietti e i retrovisori dovrei allontanare moltissimo un pelino la visuale della cabina, però per esigenze video preferisco avvicinarmi al cruscotto, avere quindi una visione panoramica più nitida. E di tanto in tanto sbirciare velocemente. Quindi riassumendo, nel 2021 l'azienda entra in gioco sviluppando i primi camion, i primi trattori stradali proprio per il trasporto tronchi, quindi il trasporto ecologico di tronchi. Poi viene la serie L, questa di qua, divisa in L500 ed L750, cambia il numero degli assi e qualche performance al motore un pelino più potente nella serie 750, chiaramente. E poi nel 2023, quindi quest'anno, ci sono nuovi prototipi della stessa azienda che stanno sviluppando dei camion a cellule solari, da quello che ho potuto intendere, quindi ancora più evoluti in termini di prestazioni ed ecologia, diciamo. Staremo a vedere. Chiaramente non eccellono di in termini estetici, sono molto, come potete vedere, molto particolari, con linee molto squadrate.
però a livello di prestazioni non hanno niente da invidiare, almeno questo a giudicare dalla scelta dei costruttori. E allora, la moto, come potete vedere, completa di tutto, funzionano anche specchietti. Ok, sarà giusto per provare i dettagli della mod. Ok, sono quelle chicche, ragazzi, che mi incuriosiscono bazzicando i vari siti esterni. Di tanto in tanto vi porto qualcosa sul canale che incontra i miei interessi, e spero possiate gradire anche voi. C'è un bello spettacolo, ragazzi, il passaggio di questo ponte qui in Oregon. Meraviglioso. Tanto in tanto mi piace scovare e ritornare su alcuni percorsi che avevo fatto magari tempo fa, ma che mi ricordavo, non mi ricordavo bene. Devo dire che questa tratta è davvero interessante. Vedo una consegna che mi porterà fino a cosplay. Allora, attendiamo nuovamente qui al semaforo. Livello di tenuta di strada, tutto sommato positivo, anche se devo fare attenzione al rimorchio, chiaramente.
ogni tanto, ragazzi, mi piace tornare qui su American Track, dove, come dico spesso, la fisica in generale è molto diversa rispetto ad Eurotrack. Proprio c'è una differenza sostanziale per chi ha macinato tante ore di gioco sia nell'uno che nell'altro, se ne accorge indistintamente che c'è una leggera differenza. Eh sì, ragazzi, mi ricordavo che in questo percorso c'era una serie di tornanti in sequenza prima di giungere a Cosplay. È un veicolo, ragazzi, godibile, che vi consiglio di scaricare se vi piacciono questi camion un po' particolari e molto molto diversi, diciamo, da i camion che si prendono e si utilizzano in maniera classica, diciamo, qui su American Track. E allora, abbiamo evitato chiaramente il passaggio dal treno, che di tanto in tanto fa capolino qui nel passaggio a livello. Allora andiamo via. Thank you.
percorsi sempre molto molto lunghi qui su American Track. In ogni caso siamo arrivati e adesso vado a parcheggiare, ragazzi, qui a Cosplay, questo bel carico di legname. Spero di aver preso bene le misure, mi auguro di sì. Ok, perfetto, ci siamo, parcheggiamo. E allora qui devo, ok, andiamo un po'. Attenzione qui, ok, perfetto. Ops. Ok, ci siamo. Treno di stazionamento, spegniamo il motore e scarichiamo la merce, ragazzi. E anche questa è andata. Allora, prima della chiusura, solamente un breve accenno alla mod. Come giusto che sia, quindi rivenditore mod, questo è il camion come lo vedrete una volta scaricata la mod, e questo era il famoso motore a cofano aperto, come vi dicevo, poi lo potete configurare come più vi aggrada. Per quanto riguarda il numero degli assi, io ho utilizzato il 6x4, ma potete utilizzare anche, come potete vedere, l'8x6, diventa veramente un bestione. Ragazzi, facciamo i saluti perché il tempo chiaramente è volato via. Ragazzi, che dire, spero che anche questo ennesimo appuntamento su American Track vi sia piaciuto. Io come al solito vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento, che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta, da parte mia. Ciao ciao ciao!